Quarta edizione, quest'anno con una novità importante, siamo entrati nel calendario CF, quindi gara internazionale da quest'anno e anche campionato italiano SS1. Si sfideranno sabato 21 nella mattinata gli atleti più forti d'Italia in questa disciplina per contendersi i vari titoli italiani per categoria. Non abbiamo scoperto niente di nuovo, già i popoli antichi sapevano benissimo che la ricchezza del mare ha sempre unito i popoli, le civiltà e stiamo un po' ripercorrendo questo. Siamo riusciti con questo evento già da tanti anni a unire il comprensorio con un evento sportivo di livello. C'è anche qualche atleta che proviene dall'estero. L'obiettivo di questa gara è di farla crescere per arrivare appunto nel panorama internazionale e probabilmente farla diventare una gara di livello appunto europeo o mondiale nei prossimi anni. Ci sono tutti i presupposti, le istituzioni del comprensorio ci stanno supportando, il luogo è bello, ci sono tutti i servizi possibili e immaginabili. Ovviamente dà anche delle opportunità al flusso turistico in un periodo che ancora è un po' destagionalizzato in quanto siamo all'inizio della stagione estiva. Il percorso impegnerà gli atleti per quanto riguarda l'aspetto tecnico dalla partenza all'arrivo in due diverse situazioni. Dalla partenza fino a Capo Sant'Alessio l'onda e il vento porteranno molto verso terra, quindi saremo costretti ad allargarci per circa 2 chilometri dalla spiaggia. Dopo il Capo Sant'Alessio sfrutteremo l'onda, almeno per quanto le previsioni ci danno del vento a favore e onda a favore, da Capo Sant'Alessio fino a Giardini Naxos con un'onda da 1 metro e 10-15 nodi di raffica che ci accompagnerà all'arrivo. Io come responsabile tecnico federale su questo percorso abbiamo deciso di scegliere la squadra nazionale, un team di circa 10 ragazzi tra junior, categorie junior, giovanili e senior che poi parteciperanno ai prossimi eventi internazionali con la Federazione Italiana Canoa Kayak. Percorso ideale per quanto riguarda l'aspetto tecnico per gli atleti per sabato. Nasce principalmente come disciplina in Australia e in Sudafrica nascono come canoe da salvamento. Gli stati europei, l'Italia soprattutto si è avvicinata a questa disciplina circa 15 anni fa, ma una vera e propria squadra nazionale ce l'abbiamo dal 2015. È una disciplina emergente perché richiede delle altissime qualità tecniche per quanto riguarda gli atleti. Spesso uscire in mare aperto in condizioni di vento, parliamo di vento elevato, 15-20 nodi, 30 nodi, con 2-3 metri d'onda richiede una sicurezza importante. Che salva gente, il leash legati alla canoa per ogni emergenza avere una posizione GPS e quindi richiede un team, le società spesso vengono a mancare di queste particolarità.